Volevo semplicemente, diciamo, darvi qualche traccia del mio percorso personale perché ha evidentemente a che fare con quello che cercherò di dire oggi. E ha a che vedere con Donna Haraway. E Donna Haraway, appunto, non ci sarebbe bisogno di presentarla perché, ci dico una cosa, ha la stessa età di mia mamma e quindi così, già che mia mamma è comparsa prima, c'è questa stringente coincidenza. E niente, sapete che è una pensatrice di fama mondiale, sapete che non nasce come filosofa, bensì come biologa, sapete che è famosissima per il Manifesto Cyborg, pubblicato intorno alla metà degli anni Ottanta, e attivista, diciamo, è stata per tanti anni tra l'altro direttrice dell'Istituto di Studi sulla Coscienza in California, adesso chiaramente in pensione, però come potete vedere, è attivissima sia dal punto di vista della scrittura, della produzione scientifica, che dal punto di vista delle conferenze, seminari e, diciamo, in qualche modo può anche avere un certo senso parlare di Donna Haraway in questa situazione di pandemia e in questa situazione, diciamo, di debolezza concettuale di fronte al virus, anche se non parlerò di quello, semmai si può anche un po' riflettere in un altro momento. Rispetto al mio percorso personale, ci tengo a dire questo, che io ho fatto una tesi di dottorato su Nietzsche, Deleuze e Derrida, si chiama Le frecce di Nietzsche, linee di continuità tra Nietzsche, Deleuze e Derrida, che poi nel libro ha cambiato un po' il titolo, forse mi sembra. Beh, comunque la cosa è questa, nelle conclusioni io cercavo di tracciare, diciamo, una specie di ulteriore freccia, ossia da Deleuze e Derrida che cosa si era sviluppato, a che cosa avevano contribuito, diciamo. E io pensavo precisamente, diciamo, tutta la traiettoria, diciamo, del postumanismo, in qualche senso, per via, da un lato, della decostruzione derridiana e dall'altro lato il tema in Deleuze e Guattari dei vari divenire, dei divenire animali, dei divenire macchinici, eccetera, no? E tanti autori, diciamo, che poi si sono professati postumanisti, hanno attinto a Deleuze e Derrida, penso in particolare a Rosy Braidotti come un'autrice che sicuramente si fa promotrice di un pensiero deleuziano, e lei anche, appunto, diciamo, poi lo intreccia con la prospettiva di Donna Haraway, no? Ebbene, nello scrivere quelle conclusioni della tesi avevo cercato tanti libri proprio per vedere queste continuità. E al tempo io abitavo ad Albenga e facevo il dottorato a Genova e purtroppo non ero riuscito a trovare in nessun modo il Manifesto Cyborg in italiano. Mi sembra fosse stato pubblicato da Feltrinelli nel 90 e qualcosa, 95, però poi non lo sono proprio riuscito a trovare per nulla. Per nulla. Ed ero pure venuto a Milano per far combaciare alcune citazioni che avevo trovato di Derrida, dove non trovavo i libri in biblioteca a Genova. Mi ricordo che ero venuto fino a Milano per un paio di pagine, un paio di numeri di pagina. E niente, anche in quell'occasione avevo cercato, ma non avevo trovato il libro, diciamo, fisicamente. E quindi avevo abbandonato, diciamo, questa opzione, no? L'opzione di passare per Donna Haraway, vedere come Donna Haraway in qualche modo fosse, diciamo, concepibile in quanto prosecutrice di un pensiero deleuziano, guattariano, o comunque se qualche traccia di Deleuze e Guattari fosse, diciamo, attiva nel pensiero di Haraway. Quindi mi era rimasta lì questa cosa, c'è, cioè, proprio un vuoto che chiaramente avevo miseramente sotterrato, ed ero andata avanti con tutta la schiera di vecchi, vecchi maschi noiosi come Donna Haraway, diciamo, descrive i grandi autori della filosofia contemporanea. E niente, cosa succede? Succede che poi qualche anno fa incomincio a lavorare il tema dell'antropocene e diciamo, dal 2014 più o meno, e incomincio a leggere tantissimi testi, tantissime prospettive sull'antropocene e chiaramente tantissimi nomi, diciamo, sostitutivi del termine antropocene, tra cui appunto anche il termine cthulucene. Però, secondo peccato capitale, cosa faccio? Cioè, con tutto il mio provincialismo dico: no, però questo termine è talmente astruso che alla fine non so, perché questa è la solita esagerazione,
perché mettere un termine del genere, io diciamo rimango con il mio orizzonte di riferimento, i miei autori, e vedo che comunque Don Haraway utilizza anche il concetto di capitalocene, quindi bene, il mio, diciamo, la mia via di accesso a Don Haraway può essere quella del capitalocene, no? E poi invece mi rendo conto, ma questo diciamo poco tempo fa, diciamo più o meno un anno e mezzo fa, mi rendo conto diciamo della grande originalità che il termine Cthulucene diciamo esprime, e quindi parlerò diciamo abbastanza di questo termine e di questo concetto, perché lo vedo radicalmente distinto da tutto, diciamo, da tutto il ventaglio di termini sostitutivi al termine antropocene, no? E quindi mi sono anche reso conto che questa pensatrice, questa filosofa, in realtà è sempre stata trattata, certo, con tutti i rispetti e con messa sempre sul giusto piedistallo, però è sempre stata, giusto non saprei, poi vedremo, parleremo del piedistallo, però è sempre stata trattata, diciamo, molto più come una militante, che va benissimo, o come una biologa, che va benissimo, o come una, diciamo, femminista, nel senso forte e teorico del termine, che va benissimo, ma mi sembra che non sia mai stata davvero presa sul serio dal punto di vista della filosofia. E quando dico filosofia, della filosofia degli studiosi, cioè la filosofia delle persone che scrivono di filosofia in questo secolo. E credo che sia il grande peccato della lettura che molto spesso si fa di Don Haraway, sia quella di confinarla, cioè, diciamo anche lì è un po' un paradosso, confinarla nell'ecletismo. Cioè la si confina in uno spazio che è aleatorio, che può occupare diverse posizioni, però perché sembra essere più interessante quello che la solita, che diciamo che il solito logos, no? E invece io credo che lei abbia, diciamo, abbia trovato per serendipiti o invece magari proprio per il percorso suo personale, diciamo, una chiave d'accesso al tema dell'antropocene o al tema di quello che tutti chiamano l'antropocene, assolutamente originale e assolutamente diciamo sì, diciamo possiamo parlare di innovazione da un certo punto di vista, perché ci spinge diciamo su un piano che è un po' diverso da quello solito. Bene, questo è semplicemente per dire un po' il mio i miei non incontri con Donna Haraway. E niente, quindi adesso vorrei entrare un po' nel tema dell'antropocene e farvi vedere in che senso vedo che Donna Haraway abbia quasi una marcia in più o una marcia in meno, perché poi di sottrazione si tratterà. Beh, diciamo che l'antropocene, come tutti quanti noi sappiamo, ormai è un concetto che ha perlomeno 20 anni, no? Normalmente si dice che durante una conferenza scientifica il premio Nobel per la chimica ambientale Paul Crutzen abbia detto la famosa frase: qua non siamo più nell'olocene, siamo entrati nell'antropocene, no? Una frase che di per sé è un evento in quanto tale. Mi piace ricordare il libro di Bonnet Le Fesseur, L'Evenement Anthropocène, non so se è stato tradotto in italiano, forse sì, L'Evento Antropocene, in inglese è The Shock of the Anthropocene, in italiano non so, mi dico forse sì, e niente, quindi un evento. E nel momento stesso in cui, diciamo, Paul Crutzen afferma che non siamo più nell'olocene, ma stiamo entrando nell'antropocene, fa un'invasione di campo, perché lui non è un geologo, chiaro, lavora a stretto contatto con i geologi, però non è un geologo e si permette un'affermazione di questo tipo, con tutte le ripercussioni che succederanno. Una piccola parentesi, nel 2015 insegnavo nell'Università di Yachaytech in Ecuador, e c'era una scuola di geologia, e io assieme ad altre persone dovevamo fare un seminario su Science, Technology and Society, diciamo dedicata all'antropocene, e i decani della scuola di geologia ci avevano proibito di utilizzare il termine antropocene, e se volevamo utilizzarlo dovevamo dire che assolutamente non era una nozione scientifica. E quindi diciamo non solamente prendere con le molle il termine, ma proprio con i guanti di biosicurezza, no? Cosa succede? Succede che questa invasione di campo produce tanti effetti a catena,
E dopo poco il termine chiaramente è un termine succulento per la filosofia, per la filosofia contemporanea, no? Però un termine succulento, io assieme a Sara Baranzoni abbiamo parlato anni fa di l'antropocene come un campo di battaglia della filosofia contemporanea. Perché? Perché ogni autore, ogni grande autore che ha fatto nel, diciamo, tra il 2012 e il 2017-2018 ha semplicemente piegato la nozione scientifica di antropocene alla sua teoria. L'ha piegata nel senso che l'ha accettata e poi ha mostrato come in realtà l'antropocene non sia altro che il risultato di ciò che questi filosofi avevano già teorizzato prima che nascesse il concetto di antropocene, no? Ovvero un modo per validare la propria teoria filosofica. Un campo di battaglia è un po' questo, dove ci si scontra e si porta avanti il proprio concetto, la propria prospettiva. E niente, abbiamo anche visto, su questo mi sono interessato in particolare, che tra virgolette, la fortuna del concetto di antropocene risiede nel fatto di essere un concetto difettoso. Difettoso nel senso che innanzitutto difetta di origine, cioè non ha una data di origine, condivisa. Se ne sono pensate perlomeno quattro, no? Paul Crutzen parlerà del 1780, ovvero di quando si inventa la macchina a vapore, James Watt, e tutto quello che ne consegue in termini di industrializzazione, e Stigler direbbe di entropia e via dicendo. Un'altra data plausibile è stata quella del 45, ovvero con le bombe di Hiroshima e Nagasaki, non solamente per il fatto del farmaco assoluto, come lo chiamerebbe Derrida, ma proprio perché dal 45 in poi, diciamo che vi è stata una grandissima accelerazione dal punto di vista della produzione industriale, dell'inquinamento e via dicendo, che può farci parlare di antropocene. Una terza data molto più interessante è quella della scoperta delle Americhe, ed è la data, diciamo, sponsorizzata da Jason W. Moore. Perché? Perché il capitalismo, diciamo, nascerebbe dal punto di vista del suo grande potere e del suo articolarsi con la natura, nascerebbe proprio dalle colonie delle Americhe. E poi una quarta ipotesi è quella che alla fine fa coincidere l'antropocene con l'olocene, perché sarebbe, si dice che da quando, alcuni dicono che da quando l'uomo ha incominciato a coltivare, quindi è passato, diciamo, dalla situazione di cacciatore e raccoglitore a una situazione più sedentaria e ha sviluppato l'agricoltura, ha incominciato effettivamente a modificare di fatto la biosfera, no? Questo perché l'antropocene, diciamo, come definizione è l'epoca geologica in cui l'essere umano diventa un fattore determinante nella trasformazione della biosfera. Bene, quattro possibili date, ce ne sono, vuol dire, se ne possono inventare anche altre, non c'è problema. La cosa interessante è che questo vuol dire che è difetta di un'origine, cioè non ha un'origine condivisa. Però a non avere un'origine condivisa, e credo che questo possa essere interessante anche per il vostro seminario, se non abbiamo un'origine condivisa, non abbiamo nemmeno un fine condiviso e non abbiamo nemmeno una valutazione condivisibile di quello che è questo anthropos. Quindi questo difetto, il difetto di origine, può rappresentare anche, diciamo, qualcosa di interessante. Interessante nel senso nicciano proprio del termine, no? Quindi quando l'uomo incomincia a fare schifo, lì comincia a esserci qualcosa di interessante, no? E in effetti quella è, diciamo, una grandezza all'interno del difetto. Però poi ci sono difetti più gravi, diciamo. Beh, diciamo, uno mi può dire, manca di origine. Quale difetto maggiore di mancare di una data certa? Secondo me ce ne sono altri più gravi perché sono, diciamo, più politici in senso lato, no? Intanto antropocene, già lo dice il termine, e su questo Timothy Morton l'aveva detto già anni fa, antropocene può suonare a un postumanista come il sintomo di un'epoca sclerotica dell'umanità. Da dire antropocene vuol dire dare troppa agency a questo essere umano, metterlo appunto sul piedistallo, quando in realtà, appunto, da una prospettiva postumanista, sappiamo che l'uomo si compone con le sue alterità, che non vi è un'essenza se non già, diciamo, composta, o direbbe Donna Haraway, compostata, diciamo, che innerva poi i processi evolutivi, no? E quindi appunto anche lì il problema sarebbe un po' quello di un antropocentrismo, no?
E però anche all'interno dell'antropocentrismo troviamo un altro centrismo, per usare un termine derridiano, che è quello a che, di che antropos stiamo parlando, no? Ebbene, allora possiamo pensare a quello che dicevano Deleuze e Guattari sul concetto di uomo maggioritario, no? L'uomo come costante identitaria, sarebbe quel uomo maschio, bianco, adulto, eterosessuale, parlante una lingua standard, che vive in un mondo capitalista, eccetera, eccetera, eccetera. È quello che io dico sempre ai miei studenti qui a Guayaquil. Ecco, io sono quell'uomo lì di Deleuze e Guattari. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che questo uomo pretende, diciamo, ergersi a costante universale. E quando noi diciamo antropocene, questo antropos o è troppo astratto, quindi non vuol dire niente, oppure è questo antropos occidentale, capitalista, eterosessuale, maschio e via dicendo. Quindi c'è già un vizio di forma nello stesso termine antropocene. E di lì chiaro, ogni volta che diciamo antropos, e questo lo insegnano gli autori decoloniali, che cosa facciamo se non ripetere performativamente il tragitto coloniale, cioè quella linea geoepistemica che dall'Europa giunge all'Africa, all'America Latina, all'India, e che si pretende universale pur, diciamo, cioè, si pretende universale all'interno di differenze che lo mettono sempre in scacco. Quindi altro, diciamo, livello di, diciamo, altro livello di difetto, no? Quindi ci sarebbero appunto questi livelli di difetto. Ce n'è ancora uno, che è quello sul quale secondo me Don Haraway manifesta la sua originalità. Noi diciamo antropocene e sempre ci concentriamo o almeno io mi sono concentrato fino ad adesso sul primo termine, no? Antropos. Ma c'è anche kainos. Che cosa è successo? Cosa hanno fatto tutti i grandi filosofi di questo campo di battaglia? È come se si fossero occupati dell'antropos e avessero dato per scontato il kainos. Il kainos determinato dalla scienza, dalla biologia e dalle altre scienze che si sono occupate del tema, preso dai filosofi che dovrebbero essere quelli che in realtà, diciamo, mettono sempre in discussione quello che arriva dalla scienza. Invece no, preso kainos, tra l'altro un termine che, cioè, tutta la filosofia, diciamo, ha ragionato su questo termine, no? Fino a Toni Negri di pochi anni fa, c'è, cioè, ancora il testo Kainos alma Venus multitudo, diciamo, un termine radicalmente filosofico. Che cosa succede? Viene preso così, senza metterlo troppo in discussione. Quello che a quanto pare interessava ai vari inventori dei termini antropocene, capitalocene, algoricene, plantaziocene, eccetera, eccetera, quello che interessava, a quanto pare, era il soggetto di questo cene e non la possibilità di pensare il cene in un altro modo, no? Quindi il cene come semplicemente questo ultimo strato geologico, kainos, nuovo, recente, lo strato più recente, e quindi poi semplicemente ragionare e riflettere sulle cause che hanno portato a questo cene e non pensare e magari ripensare il cene, il kainos, no? Ecco, io credo che in questo caso Don Haraway, come vedremo, riesce, diciamo, a fare un'operazione filosofica, molto più filosofica dell'operazione fatta dai suoi non colleghi filosofi, no? Pensiamo al termine capitalocene. Il termine capitalocene, coniato da Jason W. Moore circa 8 anni fa, più o meno all'incirca, se non mi sbaglio, già rappresenta, diciamo, un modo interessante di mettere un antropos astratto come causa delle trasformazioni della biosfera. E quindi, invece che l'umanità astratta, dice Jason W. Moore, dovremmo pensare alle relazioni di capitale che fin dalla scoperta delle Americhe hanno trasformato non solamente la biosfera, ma anche gli esseri viventi all'interno della biosfera. Quindi un legame molto stretto tra l'economia e l'ecologia, no? Economia e ecologia, dove appunto finalmente non parliamo più di umanità astratta come responsabile, ma individuiamo dei rapporti di potere, dei rapporti economici
dei rapporti di potere e sapere, scusate, che ci conducono poi appunto allo sviluppo di quello che sarà in seguito l'industrializzazione massiva, eccetera, eccetera. Bene, diciamo che ormai la tendenza maggioritaria è quella di sposare il termine capitalocene e preferirlo a quello di antropocene. Benissimo, anche a me va bene. Il problema è che non si risolve il problema, nel senso che il capitale, cioè il capitale nel caso del capitalocene sarebbe ciò che sta dietro all'antropos, e lo metteremo sempre in posizione apicale. Togliamo l'antropos, mettiamo il capitale. Mettiamo il capitale che è stato lui il responsabile, quindi, di condurci a questa situazione, alla situazione dell'antropocene-capitalocene. Quindi io quello che vedo nel termine capitalocene, vedo ancora delle tracce, se non di antropocentrismo, vedo questo spettro dell'antropos che continua ad aggirarsi in un modo o nell'altro. E potrebbe anche andare bene, voglio dire, non è che bisogna eliminarlo necessariamente. E la stessa Donna Haraway nel 2015 utilizzava il termine capitalocene. Io vi ho messo una citazione, la devo trovare. Sì, eccola qui, dice: i geologi del futuro troveranno la chimica sintetica di DuPont nella composizione delle rocce. Troveranno la chimica sintetica delle multinazionali farmaceutiche e delle corporation petrolchimiche. Chiamare ciò antropocene dimentica tutto questo. In questo modo si tratta l'antropocene come fosse un atto della specie. Ma questo non è un atto della specie. Se quindi dovessi trovare una sola parola, lo chiamerei capitalocene, no? Ecco, questa citazione è interessantissima, beh, intanto perché comunque Donna Haraway, appunto, con una capacità espressiva incredibile, ci riesce a mostrare, diciamo, la concrezione del capitalocene nella natura, no? La vera e propria traccia del capitale. Ma è interessante perché dice: questo non è un atto della specie. E c'è tutto un gioco, il testo è in inglese, in un libro collettivo che si chiama Art in the Anthropocene, c'è tutto un gioco che si può sviluppare tra l'atto della specie, che sarebbe Species Act, e gli Speech Acts, quindi gli atti di linguaggio. Ovvero pensare l'antropocene, dire antropocene, è già un atto performativo. È un atto performativo perché si attribuisce all'antropos un agency che in realtà non ha. Quindi noi lo diciamo, e al dirlo gli si dà questa agency, gli si dà sulla carta, diciamo, questa agency. Così come si dichiara marito e moglie una coppia, si dichiara l'antropos attore fondamentale nella trasformazione della biosfera. E al fare questo c'è un secondo performativo, che è quello che si dichiara l'antropos questa cosa universale che in realtà poi non esiste. Questo è un discorso che secondo me è molto, molto interessante e sviluppato qualche anno fa da Claire Colebrook e Tom Cohen, suo marito Tom Cohen, che parlano appunto di cioè l'antropos come appunto questa specie di atto performativo. Bene, appunto, quindi quello che Haraway fa è, per un lato, appoggiarsi al termine capitalocene, ma al tempo stesso, a quanto pare, non era totalmente soddisfatta, no? di questo termine, proprio perché mancava perlomeno, da un lato, tutta la sua riflessione precedente e dall'altro lato tutto il suo messaggio che cercava di, diciamo, sviluppare, che ha incominciato a sviluppare nel secondo decennio degli anni 2000. E di lì appunto viene fuori questo termine, già nel titolo di questa intervista da cui riporto la citazione, viene fuori il termine ctulucene, no? Termine ctulucene che sappiamo derivare da un ragno californiano, il Pimoa Cthulhu, che come tutti i ragni provvisto di zampe lunghissime, e abitante, diciamo, dei sotterranei della Terra,
e che chiaramente, oltre a questa immagine del ragno californiano, ha questa radice che proviene, no, dalle divinità ctonie, cioè le divinità, diciamo, della terra, abitanti dei sotterranei della terra. E lì c'è una grande differenza che molte volte passa quasi inosservata, anche perché la stessa Donna Haraway, che cerca di sminuirla un po', con Gaia. Cioè Gaia è il nome della terra per quanto riguarda la superficie, ed è il nome che, come voi sapete, è stato adottato da altri pensatori e pensatrici, Isabel Stengel, Bruno Latour. Il Cthulhu è qualcosa di diverso. Lo è innanzitutto perché appunto si riferisce a qualcosa di sotterraneo, lo è perché il grande coraggio teorico di Donna Haraway. Sappiamo che Cthulhu sarebbe il mostro di Lovecraft, il mostro della fantascienza di Lovecraft. Però Donna Haraway non si riferisce a quello. Perché? Perché se c'è una fantascienza patriarcale e razzista, secondo Donna Haraway, è proprio quella di Lovecraft. E allora che cosa fa Donna Haraway? Sposta le sposta leggermente in maniera tale da far sì che questo Cthulhu, sebbene tentacolare, sebbene espressione, diciamo, della vita condivisa, simpoietica, della simbiogenesi, dell'incrocio, della connessione, del divenire con tra tutti i vari esseri, sebbene sia tentacolare tutto, non si riferisce a Lovecraft. E Donna Haraway così passa, a mio avviso, dalla fantascienza, che diciamo era comunque il suo orizzonte, perlomeno negli anni Ottanta, il periodo di Manifesto Cyborg, passa dalla fantascienza a quella che potremmo chiamare geofiction. Una geofiction che, se alcuni di voi leggono Deleuze e Guattari, sarebbe quasi tutto il contrario, però è bello il contrappunto, del famoso capitolo di Mille Piani, 10.000 a.C., geologia della morale per chi si prende la terra, dove Dio là è un astice. Non so se questa, per chi ha letto, incontriamo questa figura mitica, l'animale degli strati, l'animale che sa tagliare e connettere strati. Chi può essere l'unico a farlo? Dio. E chi è Dio? È un astice. E chiaramente c'è tutta una fiction, perché abbiamo il personaggio del professor Challenger, che secondo me poi alla fine è lo stesso Deleuze, per via di tutta una serie di piccoli dettagli che vengono fuori durante questo capitolo. Ebbene, geofiction da parte di Deleuze e Guattari, però chiaramente una geofiction ripresa, no, da Conan Doyle. E dall'altra parte invece una vera e propria geofiction, che è quella di Donna Haraway, che fa fiction con la biologia e con la fisica. Nel senso che non è che lei si allontani dalla biologia e dalla fisica, no, no, lei fa fiction all'interno della biologia e della fisica, perché la biologia e la fisica sono fiction, secondo Donna Haraway. E all'interno del libro Cthulhucene, l'ultimo capitolo è un capitolo di scienza, di fantascienza, diciamo, da un certo punto di vista, no? Camilla o le figlie del compost. Bene, tutto questo per cercare di entrare in quello che è un vero e proprio, diciamo, groviglio, un groviglio teorico, che è poi la parola che usiamo per tradurre entanglement, che viene appunto, altro termine che viene precisamente appunto dalla biologia e dalla fisica. Ora, la cosa per me interessante, vabbè, sono tantissime le cose interessanti che potremmo affrontare. Ho messo un paio di citazioni che mi piacerebbe leggere con voi e ragionare assieme a voi su queste citazioni, in particolare per quanto riguarda il tema di questo Cthulhucene, che non è soltanto un modo per sostituire il termine antropocene. Su questo Donna Haraway è più scientifica di tutti, perché dice: a me sembra, consultandosi con colleghi, che l'antropocene non sia una vera e propria epoca della Terra, no? È molto più simile a una crisi, così co quella come quella che c'è stata milioni e milioni di anni fa, nel passaggio adesso non mi ricordo, comunque da una grandissima era a un'altra, mi sembra dal Mesozoico. Lo dice Donna Haraway in una citazione, scusate, adesso non mi viene in mente. Comunque, il tema è questo:
non è un'epoca, probabilmente è un momento di grande estinzione. Il Ctulucene sarebbe molto di più dell'Antropocene, anzi, il Ctulucene forse, ed è lì il gioco sul Kainos, questo Ctulucene forse non lo possiamo nemmeno misurare, forse c'è sempre stato, forse sempre ci sarà, o forse finisce domani. Non possiamo comprendere la portata del Ctulucene perché chiaramente ci travalica completamente. E attenzione a parlare di Antropocene perché in realtà può essere semplicemente un piccolo momento nella storia della Terra, nella storia della geologia, destinato a far scomparire l'umanità. Ma il Ctulucene continuerà. E quindi di lì incomincia Donna Haraway, diciamo, a scalzare dal piedistallo l'uomo, non soltanto come agency, come fattore determinante della trasformazione della biosfera, ma riesce a scalzarlo anche dal piedistallo delle probabilità della vita sulla Terra. Com'è continuare a pensare ipotizzando una scomparsa dell'essere umano? Come farlo non antropocentricamente? Ovvero, come farlo senza la melancolia, senza la nostalgia di quello che è l'uomo? Beh, innanzitutto incominciando a pensare con molta più umiltà di prima quello che noi siamo. E di lì, chiaro, il termine di simpoiesi, no? Il fatto della necessità di vivere con, divenire con, creare con, l'impossibilità, diciamo, di staccare l'uomo, di staccare l'uomo da questo grandissimo groviglio, no? Chiaro che allora qui il tema incomincia a, Donna Haraway incomincia a, diciamo, sviluppare o disegnare una temporalità, uno spazio-tempo alternativo a quello, diciamo, del telos antropocentrico. E con questo si riferisce a Karen Barad, no? E diciamo, a tutta una strutturazione femminista della fisica, e utilizza il termine di diffrazione, dice il Ctuluceno è uno spazio-tempo diffratto, dove passato, presente e futuro si intrecciano in continuazione e non sono, diciamo, né lineari né cronologici, ma sarebbero il risultato, come un effetto ottico, di lì la diffrazione, della interazione tra i vari enti, no? Capite bene che pensare il Ctuluceno incomincia a essere una sfida poliedrica, come è, come Donna Haraway ha sempre saputo essere, e al tempo stesso una grande, diciamo, non ironia, perché un'ironia Deleuze mi insegna che significherebbe andare, diciamo, alla radice dei problemi e credere che alla radice dei problemi le cose siano nette, chiare. Più che ironia, qua c'è del gran humor. Un humor, uno humor che non è quello delle superfici, come direbbe Deleuze, ma è quello delle profondità, perché si sta parlando di profondità, si sta parlando di interconnessione, no? nel vivo della Terra. Quindi per tutte queste ragioni io vedo un fattore di grande originalità in Donna Haraway. Sono molte altre, però sto andando completamente a braccio e quindi sicuramente tante cose le sto dimenticando. Però una cosa di cui vorrei ricordarmi è il titolo, che ci aiuta a comprendere molto altro, il titolo che Donna Haraway ha dato a questo libro, in inglese, perché poi appunto c'è tutta una differenza di titoli, dove ogni traduzione perde qualcosa. Io credo che la traduzione inglese sia quella che ci restituisce al meglio la sfida di Donna Haraway, perché in inglese sarebbe Staying in the Trouble, Making Kin in the Anthropocene. Staying with the Trouble, Making Kin in the Anthropocene. Quindi, cosa hanno fatto in Spagna? In Spagna, cioè nella versione spagnola, l'hanno tradotto letteralmente. Normalmente non lo fanno mai, cioè gli spagnoli si prendono delle libertà nel tradurre tremende, ma proprio tremende. In questo caso l'hanno tradotto praticamente in forma letterale. Quindi, seguir con il problema, generare parentesco è nel Ctuluceno. Quindi, continuare con il problema, fare parenti, generare parenti nello Ctuluceno, no? Ho visto che in italiano è semplicemente il titolo Ctulucene, e poi non mi ricordo adesso, in questo momento mi sfugge,
il sottotitolo, però entrambi, tanto la versione italiana quanto la versione spagnola, dimenticano qualcosa di fondamentale. E qua devo ringraziare Federica Timeto, perché lei più volte ha insistito su questo tema, che chiaramente anche Don Harvey riprende, ma è fondamentale. Staying with the trouble. Trouble non significa soltanto problema. Trouble sarebbe dal latino turbulare, da cui poi il sostantivo turbula, e quindi turba, e sarebbe, diciamo, una piccola folla disordinata. È interessantissimo, perché Haraway, che lei gioca su un'ambiguità, sta dicendo due cose al tempo stesso. Da un lato, continuare con il problema, ovvero continuare a interrogarsi su quello che è il cambio climatico, mi vengono le parole in spagnolo, il riscaldamento globale e chiaramente l'antropocentrismo e via dicendo. Quindi continuare da quel punto di vista, ma è anche stare nel groviglio. Cioè questa piccola folla disordinata sarebbe l'entanglement, sarebbe il groviglio, sarebbe questa simpoiesi continua, sarebbe questo divenire con, e soprattutto sarebbe la molteplicità. E di lì io vedo una, diciamo, una grande lesianata, però in senso positivo. Cioè qua, se, per chi conosce Deleuze, siamo di fronte all'antropocene meno uno, come l'N-1, cioè una sottrazione delle costanti identitarie, in questo caso sarebbe l'uomo, l'antropos, in nome della molteplicità, in nome della messa in variazione continua di tutte le molteplicità, che sarebbe appunto il groviglio, no? Quindi a me piace, diciamo, leggere il titolo in inglese, perché contiene, a parte la seconda parte, è chiaro, cioè la generazione di parentele non familiari, non sanguigne nel Turducene, che è super interessante, ma a me quello che più mi interessa è proprio questa operazione che io definirei, diciamo, post-delesiana, di messa in variazione dell'antropocene, o di antropocene meno uno, no? Divenire minore dell'antropocene, dove appunto già non si può più parlare di antropos, nemmeno di capitale, ma si parla di Cthulhu. Si parla di Cthulhu, ovvero di una fiction, di una, diciamo, una invenzione, anche sul piano letterario performativo, che ci aiuta a pensare la realtà in modo differente. Cosa che nessun altro termine, che sia entropocene, algoricene, plantaziocene, quello che volete cene, non riesce, diciamo, a spostare, a difrare la vista sul problema. Quindi continuare con il problema, certo, ma, diciamo, tagliando la testa all'antropos. Quindi se continuiamo con il problema, continuiamoci tenendo in considerazione la molteplicità e non più questa unità trascendente, apicale, che rimane sul piedistallo, no? Quindi io vedo questo è il tratto più originale che io vedo dal punto di vista della stessa filosofia. Lavorare sul kainos, il tempo diffratto, lavorare sulla molteplicità, decostruire l'antropos, e ricordiamo che tutta la traiettoria di Don Harvey può essere vista come una traiettoria decostruttivo o decostruzionista, fin da Manifesto Cyborg, dalla capacità che ha avuto Don Harvey di decostruire tutta la serie di coppie dicotomiche attraverso la tecnologia considerata in se stessa, tra virgolette, farmacologicamente, però nemmeno troppo tra virgolette. Bene, credo che questa operazione decostruttiva accompagni Don Harvey, diciamo, durante tutto il suo arco di produzione scientifica. Ora, un'altra cosa che mi interessava affrontare, sempre dal punto di vista di Haraway, è che lei in questo libro, alla fine, ci invita a fare compost, a compostare il suo stesso libro, a compostare le sue stesse idee, o a metterle in diffrazione, no? O, detto telesianamente, fare rizoma. Se prendiamo il primo capitolo di Mille Piani, dedicato al rizoma, spiegano Deleuze e Guattari il rizoma come nuova forma libro, come una forma libro che è in grado di decostruire il formato libro e il significato libro. Perché? Perché già non è qualche cosa rinchiusa su se stessa, ma è qualche cosa che accetta il fuori, che si nutre del fuori.
un po' come gli aforismi di Nietzsche descritti da Deleuze in Pensiero Nomade, dove è il fuori che dà significato, che dà senso all'aforisma. Nel libro Come Rizoma, Deleuze e Guattari, diciamo che riprendono le considerazioni deleuziane. Il libro Rizoma è un libro connesso con il fuori, è un libro che fa molteplicità. Bene, pensiamo al libro Tulucene e lo possiamo pensare come appunto un libro che fa grovigli, fa molteplicità, trasmette fili per attaccarsi in altri punti. È un libro che è il libro della diffrazione, è il libro della composizione, ma anche del compostaggio, quindi del compost, della decomposizione, no? L'invito di Donari è proprio quello, comporre e decomporre per costruire. E allora cosa fa? Ci invita a fare la stessa cosa, lo fa anche in modo esplicito. Quindi facciamo rizoma con il libro di Harvey. Quindi andiamo ben oltre, diciamo un'altra volta, ben oltre, diciamo, l'arco costituzionale dei filosofi mainstream. Per cui io scrivo il libro, con questo libro pretendo di chiudere la partita. Quindi il saggio, che non è più un saggio, diventa un trattato mascherato da saggio, che è una cosa che si può vedere, diciamo, in maniera piuttosto evidente, no? Bene, lei fa un discorso che a me sembra che giusto Deleuze e Guattari avevano provato a fare, semplicemente provato, che è quello appunto di dire: io costruisco questo con il quale tu lo puoi prendere, comporlo o decomporlo, fa uguale, perché anche la decomposizione andrà a nutrire quegli stessi fili che io ho incominciato a lanciare. E se tu li prenderai e li sposterai da un'altra parte, benissimo. Bene, io credo che questo sia qualcosa di grande, di assolutamente grande per un pensiero minore, perché io credo che sia anche, come ho cercato di dimostrare, un pensiero minore, perlomeno per quanto riguarda questo tema mainstream dell'antropocene. E allora di lì io quello che sto cercando di fare è proprio connettere il discorso di Donna Haraway con un discorso che va molto in voga ultimamente, un po' in tutto il mondo. Anche questo parecchio deleuziano, che sarebbe l'interpretazione delle cosmologie amerindie realizzata da Eduardo Viveiros de Castro, l'antropologo brasiliano, che appunto antropologo post-strutturalista, studioso di Deleuze, che non solamente ha cercato di applicare alcuni concetti deleuziani alle cosmologie dell'Amazzonia brasiliana, ma ha veramente creato una sorta di simpoiesi, o di divenire con, di doppio divenire con, tra Deleuze e Guattari da un lato e alcuni pensatori e alcune tradizioni e la letteratura amazzonica. Quindi quello che mi piacerebbe fare sarebbe passare a quello, però non so quanto tempo ho parlato, sto andando totalmente a braccio, quindi non so, ditemi voi se preferite Secondo me c'è approfondire. ancora un Sì, po' c'è di tempo, per cui andrei avanti, poi al massimo parliamo alla fine, così abbiamo tutti gli argomenti, diciamo, sotto mano e possiamo fare una discussione forse un po' più organica, se per te va bene, chiaramente. Va bene, sì. Quindi allora entrerei, diciamo, all'interno di quello che si può definire il pensiero amazzonico. E una cosa, ecco, stavo pensando perché sto cercando la citazione, un paio di citazioni di Viveiros de Castro. Ecco, ce l'ho lì. Però le riprendo dopo. Qual è il ponte che a me interessa, che ci permette di passare da... Che mi, ossia, che credo mi permetta di passare da Donna Haraway e quindi da un pensiero, diciamo, che lavora la scienza, a Viveiros de Castro e le cosmologie amerindie, dove non vi è scienza nel senso, che noi occidentali possiamo dare a questo termine. Qual è il ponte? Beh, all'interno del discorso che sto facendo, il ponte sarebbe, dal punto di vista, diciamo, bibliografico, il ponte sarebbe il libro di Emanuele Coccia, La vita delle piante, Metafisica della mescolanza, che purtroppo l'ho letto in spagnolo. Credo che Coccia sappia scrivere molto bene, perché la traduzione spagnola era molto bella, e quindi se la traduzione spagnola è bella vuol dire che l'italiano deve essere eccelso. No, purtroppo io leggo cose veramente in spagnolo che... niente, vabbè, piccole parentesi. Niente, questo testo parla di simbiogenesi,
e parla di immersione. E ci non sto a fare tutta la metafisica della mescolanza, semplicemente quello che mi interessa è che lui dice ogni vivente già vive nella e della vita dell'altro. E fa un discorso sulle foglie e sulle radici come appunto, diciamo, catalizzatrici cosmologiche, cioè la capacità che hanno le piante dalle radici alle foglie di mettere in connessione il cosmo, che è molto interessante proprio perché lì dietro c'è il groviglio. Cioè il groviglio, come ne parla Donna Haraway, lo possiamo incontrare praticamente dall'inizio alla fine del libro di Emanuele Coccia, che cita Haraway in un punto, ma non parla di Tulucene e niente di tutto ciò. Ora, questo sarebbe il ponte, bibliografico, quello che mi ha fatto pensare a una possibilità di portarci in Amazzonia, no? Perché chiaramente Coccia cita anche Viveros de Castro, però lui Coccia ha il suo discorso e semplicemente sarebbero due riferimenti. Ora, il senso politico che Donna Haraway dà a tutto il suo progetto teorico credo che risieda nella parola responsibility, responsabilità. E questo lo riprende sempre dal discorso che fa Karen Barad sui grovigli ontologici, per mostrare come se tutto è implicato, se siamo all'interno di un grande fenomeno simpoietico, bene, allora avremmo anche il dovere di saper non solamente guardare in faccia l'altro, ma di sapergli rispondere e di lasciare che lui risponda. La responsibility, che sarebbe diciamo una forma di ecologia politica, dove appunto da permettere all'altro, quando l'altro non è per niente umano, permettere che risponda, significa chiaramente un'altra volta togliersi dal piedistallo e incontrare la forma per complicità e alleanze che vadano ben al di là, diciamo, del processo identificatorio. Su questo, di nuovo, Federica Timeto è bravissima, spiega molto bene come la responsabilità sia, diciamo, la chiave del divenire, la chiave delle relazioni, laddove l'identità, l'essere identitario è l'essere che per natura non risponde, o per definizione non risponde. L'essere identitario non ha bisogno neanche né di rispondere né di avere risposte, perché non è all'interno di un vero processo. Bene, questo, la responsibility, la capacità di rispondere, di lasciare che l'altro risponda, è ciò che si incontra, ciò che si trova, se seguiamo Viveros de Castro, in Amazzonia. Allora lì mi sono servito di un altro testo per, diciamo, riuscire a ragionare sul tema della responsabilità, un testo del 2019 di un professore di letteratura di Pittsburgh, negli Stati Uniti, che si chiama Juan Duchesne Winter, con il quale stiamo curando assieme a un amico un numero della rivista iberoamericana sulle nuove forme di postumanismo e al di là del postumanismo. Lui ha pubblicato un libro nel 2019 che si chiama Plant Theory in the Amazonian Literature. È un testo che appunto cerca, utilizzando Coccia e Viveros de Castro, cerca di fare il punto sul pensiero amazzonico. Il pensiero, che qua si chiama vegetalismo, il pensiero dei vegetali, il pensiero delle piante, che comunica con Coccia in un certo senso, ma che è letteralmente più selvaggio, nel senso della selva e nel senso del territorio. Per Juan Duchesne Winter, pensare in Amazzonia è pensare con il territorio, di nuovo pensare con il groviglio, pensare all'interno di un entanglement, dove appunto il pensiero si compone come se fosse un concatenamento macchinico, per dirla con Deleuze e Guattari, e dove soprattutto il tema fondamentale è che tutto diventa persona, tutto diventa umano, tutto diventa soggetto. E qui è il famoso disorientamento del pensiero che propone Viveros de Castro.
Prima ho citato Federica Timeto per quanto riguarda Donna Haraway, tra l'altro ci sarebbe da citare anche Viola Carofalo e Delio Salottolo, altre due studiosi che hanno lavorato sul pensiero di Donna Haraway. Nel caso di Vera De Castro io cito la mia amica che non è più giovane, era giovane quando me ne parlava, adesso non più, che si chiama Stefania Consigliere, è un'antropologa di Genova, e lei ormai, non so, 15 anni fa, qualcosa del genere, mi aveva fatto scoprire Viveros De Castro, che però a me a quel tempo non piaceva, e niente. Poi era successo che Viveros De Castro aveva scritto un articolo su Deleuze e di lì avevo incominciato ad interessarmi. Ma solo dopo ho capito la grandezza, diciamo, di questo antropologo. Bene, arriviamo al punto, il disorientamento, disorientarsi, no? nel pensiero amazzonico e il tema della responsabilità. Perché è così, diciamo, chiave questa responsibility declinata da Donna Haraway nel pensiero amazzonico? Lì incontrerete alcune citazioni, troverete in particolare quelle di Juan Duches de Winter, dove spiega come il processo di acquisizione del sapere in Amazzonia è radicalmente distinto, diciamo, dal processo occidentale che normalmente chiamiamo appunto scienza o sapere con la S maiuscola. Perché? Perché noi tendiamo, diciamo, la scienza, il sapere, tra virgolette, universale, tende a autopercepirsi come desoggettivazione dell'altro. Ovvero, per conoscere qualche cosa io la devo isolare e devo eliminare ogni tipo di relazione che ha nei miei confronti, la devo trattare come una cosa. La figura del sapere, dice Juan Duches de Winter e anche Viveros De Castro, nel sistema occidentale la figura, l'oggetto del sapere è una cosa e la relazione è persona-oggetto. Mentre in Amazzonia quello che si sviluppa è molto diverso. È una relazione persona-persona, soggetto-soggetto. Le piante sono trattate come persone. Ossia, lo studioso, ovvero lo sciamano, Stefania Consigliere ha sempre detto, uno sciamano di 35 anni corrisponde a un dottore di ricerca in biologia o in filosofia in Europa. Perché il livello di sapere è altissimo ed è dettagliatissimo ed è profondissimo. Quello che cambia è la relazione con l'oggetto del sapere. Per cui lo sciamano chiede alla pianta, chiede che la pianta le parli e si diciamo, incominci una specie di dialogo, no? Dove appunto dobbiamo essere capaci a rispondere, ma anche a lasciare rispondere. E quindi capaci anche a intendere quello che le cose, tra virgolette, dicono, no? Quindi questo, diciamo, questo tipo di entanglement, di groviglio, lo possiamo vedere non più a livello ontologico, come invece cercava di manifestare Haraway, ma in questo caso a livello epistemologico. Cioè, il groviglio epistemologico della selva, che è un po' quello che Duches de Winter, senza parlare di groviglio, ci mostra, e lo mostra anche con Viveros de Castro. Ora, diciamo che i concetti più importanti del pensiero amazzonico per Viveros de Castro, diciamo, sono fondamentalmente due, no? Da un lato quello che lui chiama il multinaturalismo interspecifico e dall'altro lato il prospettivismo ontologico radicale, no? E dice Viveros de Castro sono, diciamo, due concetti che per essere compresi appieno devono essere, diciamo, articolati tra di loro. Multinaturalismo è già qualcosa di molto molto forte, diciamo, per noi occidentali, perché non è il multiculturalismo. Multiculturalismo sappiamo che cosa significa in soldoni. Vi è un mondo, vi è una natura che può essere studiata oggettivamente e può essere rappresentata in mille modi diversi. Perché? Perché ci sono effettivamente mille culture.
che hanno tutto il diritto di rappresentare questo mondo che condividiamo, multiculturalismo, da cui poi chiaramente anche il relativismo inteso in vari sensi. Il multinaturalismo afferma il contrario, che è ben forte come cosa. Vi è una unità metafisica che attraversa tutti i viventi e vi è una discontinuità fisica, per cui ogni specie ha un corpo particolare, specifico, e quel corpo produrrà un mondo distinto. Quindi ci sono tanti corpi, tanti mondi, quanti sono i corpi. I corpi, nel senso, ogni animale ha una sua visione. Ora, questa unità di cui parlavo, unità metafisica, viene pensata nelle cosmologie amerindie come umanità. Tutti sono umani. Tutti. L'importante è che giungano alla prospettiva. La prospettiva che gli permette di vedere gli altri. In quel punto lì è come se la prospettiva desse lo statuto di umanità a chi si pone in quel punto. Viveiros de Castro fa tantissimi esempi di come una cosa che per noi può essere sangue, per un giaguaro può essere birra di manioca, ad esempio. Per noi una montagnetta di fango è una montagnetta di fango, per un tapiro è, diciamo, un altare di cerimonie, e via dicendo. E lui dice, non è che dobbiamo pensare che noi vediamo quello, noi vediamo del sangue, i giaguari vedono della birra, e in realtà è una X. No, non c'è niente uguale X. Ogni prospettiva crea il suo proprio mondo. È interessante questo perché Viveiros de Castro lo dice in una intervista, io ho cercato di svilupparlo ulteriormente, è un po' come mettere Nietzsche in Amazzonia. Non ci sono fatti, ci sono solo interpretazioni. Solo che ogni interpretazione è prodotto di un corpo specifico che produce un mondo, ma il fatto condiviso o condivisibile da tutti non c'è. E non c'è perché queste prospettive, e questa è una citazione che ho messo nel file, queste prospettive sono in lotta tra loro. Pensiamo ad esempio alla situazione tra un uomo e un giaguaro. Dice Viveiros de Castro, ci sono mille momenti in cui il giaguaro è molto più umano che l'uomo, soprattutto se il giaguaro ha fame e incontra un uomo. In quel caso l'uomo smette di essere umano e il giaguaro diventa umano perché diventa soggetto che si impone sull'uomo, che cerca di imporre la propria prospettiva, il proprio punto di vista. Però tutto dipende da condizioni di fisiologiche, condizioni estetiche e via dicendo, no? Bisogna arrivare a questa prospettiva. E lì è il prospettivismo radicale. Viveiros de Castro utilizza Deleuze, utilizza il Deleuze della piega di Leibniz, utilizza Whitehead, letto da Deleuze, proprio per mostrare, diciamo, l'anteriorità della prospettiva rispetto al soggetto. L'altro modo, diciamo, per scalzare il relativismo. Ovvero, non è la prospettiva che crea l'oggetto. Ossia, a seconda della prospettiva nella quale io sono, posso costruire l'oggetto, posso determinare l'oggetto. No, il prospettivismo radicale dice la prospettiva determina il soggetto. Il soggetto deve appendersi a una prospettiva per esprimersi e per avere un punto di vista. E quindi diciamo che è un prospettivismo radicale dove l'uomo diventa semplicemente il risultato performativo dell'interazione tra i vari punti di vista. È chiaro che in questo caso, lo dice Viveiros de Castro, in un mondo dove tutto umano, l'umano è necessariamente qualche cosa d'altro. Potremmo pensare a una specie di perturbante, no? Cioè, l'umano in questo caso è il perturbante dell'umano. Non c'è niente di rassicurante nel fatto che tutto sia umano, proprio perché non c'è niente di familiare in tutto ciò. E anche, diciamo, tutto il mito che si può generare nel pensare nella foresta amazzonica, questa immanenza generalizzata in cui tutti gli animali possono occupare la posizione di umano. Bene,
Tutto questo deve essere affiancato, come il Vos De Castro sottolinea più volte, dal fatto che in Amazzonia la figura concettuale non è l'amico, come nella filosofia, ma è il nemico. Tutto ruota attorno alla inimicizia, tutto ruota intorno al pericolo di perdere la propria umanità, perché qualche altro umano occupa il nostro punto di vista. Quindi una grandissima lotta incessante, continua, e di nuovo Nietzsche. Quindi queste, le varie prospettive sono menzogne, sono atti performativi per salvaguardare la propria specie, per salvaguardare la propria vita, no? Ora, in questa situazione, multinaturalismo, prospettivismo radicale, in cui tutto è umano e quindi l'umano è per forza qualche cosa di altro, lo sciamano ha un ruolo assolutamente fondamentale, no? Perché? Perché proprio per il fatto che niente è pacifico all'interno di queste cosmovisioni, lo sciamano sarà quell'individuo capace di attraversare le soglie, ovvero capace di vedere i punti di vista delle altre specie, degli altri viventi, e mettersi in relazione con loro, ovvero response ability. L'abilità dello sciamano è un'abilità di responsabilità, l'abilità di mettersi in relazione con il sapere degli altri viventi. E quindi per lo sciamano è importante, e di nuovo una cosa nicciana, conoscere il chi delle cose e non il che. Il chi, la volontà di potenza che fa sì che le cose si esprimano. E di nuovo, appunto, un'altra situazione nicciana. In tutto questo, quello che sviluppa uno sciamano, dice il Vos De Castro, è una cosmopolitica, è una diplomazia, ma è una cosmopolitica. Perché? Perché ogni volta che uno sciamano si mette in relazione con gli altri viventi, ne va del cosmos, anzi, ne va dei cosmoi, ne va dei vari mondi che, diciamo, interagiscono nella selva. Quindi appunto la responsabilità è una responsabilità cosmopolitica, quella dello sciamano. E poi appunto diciamo che ci ritroviamo in una situazione che io in alcuni casi ho definito postumana, però diciamo che cronologicamente sarebbe pre-postumana. Cioè, quello che è in grado di fare il prospettivismo amazzonico, così come diciamo le epistemologie caraibiche studiate da Lévi-Strauss, è decostruire i principi fondanti dell'umanesimo e decostruirli in un senso che è molto affine ai vari postumanismi del XX e del XXI secolo. Solo che, chiaramente, siamo di fronte a culture pre-umaniste. Se vogliamo ragionare come europei, diciamo, beh, ma scusa, noi siamo andati fino lì con tutto il nostro carico di umanismo, abbiamo pensato che fossero mezzi animali, e poi nel XXI secolo scopriamo che quelle teorie si sposano perfettamente col postumanismo. Questo è un modo, diciamo, per una diffrazione, no? Una diffrazione della storia del pensiero, un po' come quello che cerca di fare Haraway dal punto di vista del Turucene. Ora, la responsabilità, perché dico questo? Perché ci sono due elementi fondamentali che mi piace sempre ricordare. Vabbè, uno è quello, la citazione di Logica del senso di Deleuze. Deleuze parla del trascendentale impersonale, qualcosa di veramente molto, molto cervellotico rispetto magari a un pensiero amazzonico, che non è per niente non cervellotico, semplicemente i termini sono diversi. Parla di trascendentale impersonale, e per spiegare la singolarità fa un discorso che è esattamente, cioè che calzerebbe perfettamente nella cosmologia amazzonica. Dice che la singolarità attraversa ogni singolo vivente, che sia uomo, animale, pianta o roccia. E poi lo dice, la singolarità è il superuomo, ovvero il tipo superiore di tutto ciò che esiste.
E questo superuomo, sappiamo benissimo, Deleuze parla di superuomo anche in Pensiero Nomade, quando per parlare degli aforismi. Che cos'è un aforisma? È una specie di macchina, dobbiamo capire come funziona, ovvero qual è la forza rivoluzionaria in grado di impadronirsene nel presente, e lui mette tra parentesi, ovvero chi è superuomo. Cioè superuomo non è più umano in un senso fisiologico, identitario o di qualsiasi altro genere. Il superuomo è semplicemente il tipo superiore di tutto ciò che è. Ovvero arrivare a cogliere la prospettiva. Essere superumani, per Deleuze, letto da Viveiros de Castro, letto da me, è riuscire a occupare, anche solo per qualche secondo, la prospettiva. E di lì esprimere. Quindi quella frase lì di Logica del Senso, libro del 69 incredibile, che poco avrebbe a che vedere con le cosmologie amazzoniche, in realtà a me sembra che ci offra una chiave interessante. E l'altro testo di Deleuze è il libro Foucault, dove Deleuze analizza, diciamo, la famosa morte dell'uomo descritta da Foucault in Le parole e le cose, la attualizza rispetto alle grandi forze che interagiscono con l'uomo, linguaggio, vita e lavoro, e le grandi, diciamo, i grandi agenti o i grandi vettori, no? di queste tre forze. Bueno, bene, uno, la forza del lavoro è sostituita dal silicio, come sappiamo, la biologia ha tutto il discorso, diciamo, del DNA e della biologia molecolare, e il linguaggio già non è più, diciamo, posseduto da un soggetto, ma raggiunge l'impersonalità. Quindi la grande piega che vede Deleuze in questo ragionamento foucaultiano, questa super piega, è la piega del postumano. E Deleuze nel corso, il secondo corso su Deleuze, utilizza proprio il termine postumano, no? Che eravamo a metà degli anni 80. Don Harvey non l'ha mai utilizzato, nemmeno in Manifesto Cyber. Perché dico tutto questo? Perché Deleuze in Foucault cita, o diciamo convoca Arthur Rimbaud per dire che per Rimbaud l'uomo che diventerà superuomo sarà quell'uomo capace di farsi carico non solo degli altri suoi simili, ma anche degli animali, delle rocce, delle piante. Essere il superuomo è quell'uomo che è diventato responsabile delle piante, degli animali, delle piante e delle rocce. E quindi in questo senso si può pensare appunto a una responsibility come, diciamo, la vera arma di un postumanismo che ormai ha eliminato anche l'umano dal piedistallo, e rimane appunto una responsabilità che è, da un lato possiamo pensarla come, perché il termine responsabilità sappiamo quanti pesi morali e filosofocentrici ha, no? Però possiamo pensarla appunto come qualcosa di totalmente umano, no, la responsabilità come qualcosa di totalmente umano, però dove l'umano è qualcosa d'altro. Dove la responsabilità allora cresce e si costruisce come se fosse, diciamo, una individuazione ecologica, prendo il termine di Simondon, però ecologica, dove ciascuno fa la sua parte, dove si costruisce un groviglio. E credo appunto che, sebbene vi siano ancora delle cose, diciamo, da sistemare, il passaggio rizomatico più indicato, secondo me, nel leggere Donna Haraway è proprio quello di intravedere delle responsabilità in atto e del prendersi responsabilità che sono in atto da secoli e che possono accompagnare, diciamo, una trasformazione radicale del pensiero. Io mi fermerei lì, credo. Non so, sì, ho parlato un'oretta più o meno, no?